A questa stanza inclinata parteciperanno Francesco Paolantoni, Eleonor Casalegno, Maurizio Casagrande, Ciro dei The Jackal, Leonardo Fiaschi e Enzo Salvi. Andatevi a preparare. La stanza inclinata, Master Step. Francesco Paolantoni, il presentatore. Eleonor Casalegno, Maurizio Casagrande, i finalisti. Ciro dei Jackal, lo chef tedesco. Enzo Salvi, lo chef francese. Leonardo Fiaschi, il rider. Siamo nella cucina di Master Step, il cooking show più amato d'Italia. Entra Francesco, il presentatore, un noto chef maestro della raffinatissima cucina molecolare. Eccomi qua! Eccomi qua! Buonasera! Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Master Step, il mio regno, sono il De Martino della cucina, diciamo. No? Il maestro comincia subito ad ispezionare la cucina, è un maniaco della pulizia. Oh, vediamo se tutto è lindo, se tutto è perfettamente pulito, perché io ci tengo assai. Vediamo le stoviglie, io ci tengo assai. È la prima cosa in cucina, la pulizia. E soprattutto quella a terra, che mi sembra sia stata fatta molto bene. Perfettamente. La pulizia a terra. Bene, mi sembra tutto a posto. Oggi ci sarà la finale tra i due concorrenti ancora in gara, quindi inizia il programma e il maestro, da bravo conduttore, balla e canta la sigla. Proprio in questo programma. La sigla programma scritta da lei, composta da lei. La sigla. Buonasera. Master Step, Master Step. Master Step, Master Step. Dove insegno a cucinare pure a Pep. Master Step, Master Step. Tutto è possibile, Master Step. Entrano i due finalisti, Casagrande e Casalegno. Signora, buonasera, eccoci. Buonasera, maestro. Buonasera. 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 Venite, venite. Maestro, buonasera. Venite, venite. I due aspiranti chef si mettono i loro grembiuli. Dai, indossate i grembiuli. Si torna pure con la camicia. Indossate i grembiuli. Lei c'ha il grembiule a collo alto. Sì, io lo porto tipo, capito? E la parte alta pulita, perché la parte bassa è inutile. Andiamo. Il maestro li prepara alla finale con un discorso severo. In cucina ci vuole disciplina! E mi aspetto molto da voi, dovete essere determinati. Perché ricordate, io essendo un maestro della cucina molecolare, come trasformo io le molecole? Posso trasformare anche le vostre, soprattutto quella tua, Casandrino. Casagrande. Che le vedo già belle scombinate queste molecole. Il maestro poi annuncia la misteriosa ricetta da preparare per la sfida. Allora, Casavatore. Allora, quando ci abbiamo vinto il Giro d'Italia, torniamo a casa mia, Casagrande. Allora dovete prepararvi. Mettete a combinare insieme un composto che si prepara con le varie farine alimentari di varia natura, combinato il tutto con un tubero piantifero. Piantifero? Ed estratto di pomodoro. E che cos'è? Cos'è? La pasta e padana. Tutta questa spiegazione per la pasta e patate. 3, 2, 1, comincia la sfida! Cominciate! E quindi i concorrenti corrono a prendere gli ingredienti necessari nella dispensa alle loro spalle. Eccoli e li portano nella posizione. Avete poco tempo! Le patate! Cioè, dobbiamo fare la pasta e patate, non ci stanno le patate! Esatto. La complicazione è proprio quella, fare una pasta e patate senza le patate. Maestro! Pasta e patate senza patate. Faccio la norma. Sì. Non mi devi dire quello che fai, lo devi fare e basta. Io faccio...
È giusto. Allora? È giusto. Iniziate a cucinare. Il maestro fa notare che mancano alcuni ingredienti segreti che solo lui conosce e che loro devono trovare. Avrete notato che ci mancano degli ingredienti. Sì, ingredienti tutti. Segreti che voi dovrete trovare. Ah, ecco. Ma qui cominciamo una sorta di caccia al tesoro. Così valutiamo anche il vostro fiuto. No. Allora, forse è la pasta. No. Che è inchiodata, no. Ma non è la pasta, è ingrediente segreto. Il sedano va bene, ma non è quello che c'è. No. No. Maestro? Questo? No, no, questo, no. Questo no. Si sa. Questo non si sa. Vado, maestro, si... No. Questo si sa. Il melone, il melone. Ah, il melone, bravo. Il melone. È il melone senza patate, col melone. Ma che pasta e patate è? Ci fanno i dadini di melone a posto delle patate. Va bene, iniziate a cucinare allora. Scusate, ma dove sono le pentole? Tu casa grande, casa pulla, casetta. Dovete andare in giro per la cucina a cercare le pentole. Potrebbero essere in alto, in alto, potrebbero essere in basso, potrebbero essere ovunque. Potrebbe essere che si spezzi una goccia. Ma le pentole dove sono? Le ho trovate! Brava la Casalegno, male Casagrande. Lo so, ma... Un altro punto per me. Ma voglio solo sottolineare che Casagrande non ha neanche trovato le pentole. Non ha trovato il melone, non ha trovato le pentole. Io voglio solo sottolineare che è te qua, ti tengo, no? Capito? Apuraspia! Non basta! Allora, casa caduta... Tu non hai neanche trovato le pentole. Esatto. Allora, adoro una padella. Trovate le pentole. I due concorrenti continuano descrivendo uno alla volta la loro preparazione. Descrivetemi che cosa state facendo. Uno alla volta. Allora, prego. Adesso porterò ad ebollizione il melone. Il melone con tutta la scorza? Con tutta la scorza! Con tutta la scorta, perché dà quel retrogusto un po' amaro, no, che si va a equilibrare col melone che è molto dolce. Non ha tutti i torti, effettivamente. Allora, Casagrande, faccia una cosa, mi scusi, vada in postazione a spiegare la... Volevo cominciare dalla, alla larga, vada in postazione, così ci racconti. Perfetto, vedi? Troppe mani su questo tavolo, Paolo Antoni. Troppe mani su questo tavolo. Ma chi è? Adesso a uno alla volta prendete tutto quello che avete buttato a terra e lo riponete al posto suo. Seguite gli ordini del maestro. Mi dispiace. L'hai buttato lui. Prendi il limone. Vabbè, facciamo così. Vado. Bravo. Esatto. Basta dirlo che serve una cosa. Basta comunicare. Come si dice? Volo. E poi ritorno. Il maestro... Il maestro annuncia che per completare questa leggerissima... No, è inutile che gli sentite. Io ho avuto delle molestie durante la trasmissione. Un maestro mi ha molestato, se avete visto. Il maestro annuncia che per completare questa leggerissima ricetta servono prosciutto e pollo, spiegando anche perché. Allora, per completare questa ricetta ci vuole il prosciutto e ci vuole il pollo. Il pollo perché contiene degli estrogeni che sciolti nel piatto vanno a inumidare, diciamo. Vanno? Non vanno? Non capito. Hai detto che c'è questi... Pollo per serve, andiamo a dare tutta per... la... Non capito. Non abbiamo capito lui, noi abbiamo capito lui. Non abbiamo capito cosa fa il pollo. È il prosciutto. È il prosciutto che il pollo fa. Perché? Pollo che ne vai a vedere. Andiamo a dare. E poi il prosciutto perché croccante in un secondo momento verrà sparso sopra ammo di formaggio. Verrà poi in un secondo momento sparso a mo di formaggio. Ma mo o dopo? Mo o in un secondo momento? Cioè, chi dice la gente? Mo o dopo? Vogliamo andare avanti vogliamo fare gli spiritosi? Io sto sudando. Quindi, dove sono questi ingredienti? Lo so io dove sono. Sono nella cantina. Presto, correte a prendere. E dov'è la cantina? E dove sta questa cantina? In cantina è lì dietro di lei. Questa è la cantina, correte a prendere
correte, correte, mo. No, 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 stai qua. Correte, abbiamo, ce la facciamo? Pollo e presunto. Guarda, guarda, guarda. Ah! Ce la fai? Aspetta, io ho trovato il pollo. Ecco, il pollo e il prosciutto. Passamelo, passamelo. No, te lo passo niente, l'ho trovato io. È antipatico, non è proprio, non c'è collaborazione. È una competizione spietata. Sì, è terrificante. Ma io faccio fatica e le devo dare a te, ma non ho capito. Adesso tornate nella vostra postazione. Non ti posso aiutare, mi spiace. Mi spiace, la mano fino a lì non ci arriva, guarda, è breve. E anche io, che peccato, ti posso aiutare. I piatti sono quasi pronti, è il momento di metterli nel forno per un'ultima cottura al grillo. Ah. Aspetta, aspetta, mo ci diamo una mano, però. Adesso una mano è fondamentale, sennò qua veramente andiamo all'ospedale. A grillo, grillo. Allora, vai. Ah... Oddio, no, ce ne sono altre, buttale via. Le buttiamo? Ma buttale. Queste non servono. Facciamo spazio in cucina. Aspetta, no, il braccio non si deve cuocere. Chiedo scusa. Oh. Aspetta, aspetta, il prosciutto. Ci siamo dimenticati. Pure quello va al forno? Tutto, tutto. Tutto al forno. Io sapevo che mi arrivava pronto. Ero matematicamente certo. Okay. Mentre aspettate che i piatti si grigliano, il grande chef vi offende un pochino per abituarvi al clima delle cucine. Siete uno più cretino dell'altro. Occhio al sedano. Tutti e due. Soprattutto tu, Casambrello. Ah. Durante la caduta non può vedere. Suona il forno. È pronto. Presto. Vediamo il risultato. Ritirate i piatti e impiattate nelle vostre postazioni. Ah, che meraviglia, guarda qua. Guardate che bella pasta e pollo patate. Al volo. Oh, scotto! No, quello è ancora crudo, se ne è scappato. È il momento del giudizio e per l'occasione sono stati chiamati ad assaggiare due grandi figure del panorama gastronomico. Oh. I due chef importantissimi. Mettiamolo così, vado. Chi sono questi chef? Uno è Ciruz, uno chef tedesco. Ciruz? Ah, tedesco. Tedesco. Ciruz. Guten Abend. L'altro collega è Enzo, un grande Enzo. Chef francese dalla nobile arte della nouvelle cuisine. Bonsoir. Uno chef raffinato. Voi entrate e io me ne vado. I due chef si vanno a posizionare sul tavolo dell'assaggio, quindi voi... Il piatto dell'assaggio che io mantengo... Mantenetelo voi e andate via, liberate il piatto. Andate su, tenna ad assaggiare il piatto. Ecco, Gesù parla francese. I concorrenti, andate sulla panca in fondo. Ecco. Queste andate sono a sedervi tutte le... sulla panca. I concorrenti si accomodano. Esatto. Sì, mettiamo un po' di cose sparse. Ecco qua. Casagrande, andatevi a sedere sulla panca. Sulla panca. Che sta facendo? Che sta facendo? Che sta facendo? Voglio fare canestro. No, no, no. Scusa, ma noi siamo qui per assaggiare e accreditare il vincitore. Per prima va il Lenoir con il suo piatto. Sempre detto che De Martino c'ha delle idee brillanti. Ma quanto è faticosa la pasta e patate. C'ha una racchetta da tennis, Lenoir. Brava, brava. Gli diamo una mano, Lenoir. Ecco qua. Regen, Spetzen. Fermi immobili così, fermi anche voi da casa, perché noi torniamo tra pochissimo. Stasera tutto è... possibile! Dammi una spinta, no? Bentornati a Stasera Tutto è Possibile, li abbiamo lasciati così, guardate. Allora i due chef fanno l'assaggio, assaggia prima Ciruz, lo chef tedesco, e dà un suo parere. Ecco. Ok. Schönen! È buonissimo, vero? E passa il patanen! Non c'è la patata! Ah, che sta, giustamente, non c'è il melone. C'è il melone. Anche lo chef francese assaggia e dà un suo parere. Assaggia. Schifen! Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è?
Eleonora, torna pure a posto. Ed è il momento di Casa Grande. Prego, Casa Grande, vada. Vada. C'è un altro piatto. Porti un piatto, porti un piatto. Non ha portato il piatto. Dov'è il piatten? Dov'è il piatten? Porti un piatto. Casa Grande, prenda il piatto. Scusate, devo intervenire. Perché mi aiuti sempre così, scusami a me? Che posso fare? Ho chiesto aiuto? Sì, aiutato. No, aiutato. Io non ho detto niente, ho detto grazie, sto arrivando. Passiamo all'assaggio del piatto di Casa Grande, forza. Allora, passo il mio pensiero al mio collega tedesco. Sì, io non parlo francese, però va bene. Mango io. Ma che ne posso mai capire, cucina? Siamo in due? Aiuto, le robe unite nuai, Stephen! Pure? Come Stephen? Assaggi, posso? Sì. Sai? Fa vomite, fa schifè, non c'è po' magnè. Schifè. I tre giudici adesso si riuniscono e decidono, insomma, chi vince questa gara, forse. Quindi lei può tornare a posto. Non mi sento sicuro. Puoi tornare, puoi tornare. Può anche prendere le ospiti. Forza, forza, forza. Io non mi sento sicuro. Forza, forza. Lei deve tornare a posto. Piano, piano. Forza, forza. Ma lei perché forza, si sbaglia? Forza, forza. Sia fermo con forza, la mano. Forza. Che non mi sento sicuro. Allora, riunitevi e decretate il vincitore, forza. Che allora, sei chiamato a fare? Chi vince? Allora, è stata una bella lotta. Abbiamo deciso che facevano entrambi schifo. Lui di più. Lei un po' meno, per cui vince la signorina Eleonora. Un grande applauso, Eleonora. Complimenti. Ma che bello, cosa ho vinto? Niente, al momento nulla. Come poi glielo consegniamo io a casa. Ho la sensazione... Alla fine il grande chef dice che ha preparato un piatto imperdibile per i due ospiti. Ci mettiamo in posizione da chef, guarda. Alfonso, portami una margherita, una marinara. Ma questi piatti... Tu va qualcosa giù. Sì. Tu salsiccia a friarella te la prendi. Primavera, primavera. E portami 8 crocche e festeggia. Robot a pizza! Eccolo! Ah! Rapidissimo! Un robot a pizza! Mazza, ti sfidi che sfidi questo! Un robot a pizza! Non ce la fa, vieni qua! Un robot a pizza, mostra questa pizza! Vedi? È arrivata la pizza! Margherita! È arrivata la pizza! Io mangio la mia! Questo ho mangiato io! Io mangio la mia! A voi! Pizza per tutti! Pizza! Pizza, bacio! E ritorniamo pure a posto. Un grande applauso a Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Francesco Malantoni, Maurizio Casagrande, Ciro Velho Giacal, Eleonora Casalegno. Prego, tornate. Oh!